Due partite. Quattro tifoserie. Con tre sconosciuti. Ci servo. Ciao, grande. E 1068 chilometri. Una trasferta lunga 24 ore che si potrebbe riassumere in... Comunque vi dico, già questi 10 minuti mi fanno dire... La partita proprio non conta un cazzo, è tutto il resto. Ma per capire il motivo di questa frase e come è nata l'idea di farsi tutto il nord Italia con tre sconosciuti, bisogna tornare a 14 giorni prima dalla partenza. Giorno in cui ho postato una storia che testualmente diceva: Cremonese Palermo, Udinese Genoa, cerco compagni di viaggio, unico requisito, mettere la macchina, scrivermi in DM. Nasce così un quarto episodio, sicuramente il più intenso, ma forse anche il più bello di questa serie. Parlo piano perché sono le 6:35 nella ridente piazza di Treppo Grande. Sono clamorosamente gasato perché questa è la prima puntata in cui vado allo stadio con voi, che mi avete scritto su Instagram. Andiamo a Cremona e poi andiamo a Genova. Tutti i 24 ore, giusto il tempo di prendere la corriera, raggiungere i ragazzi a Udine e poi parte in quella direzione lì, dei cori, delle birre, dello stadio. Tu non chiedermi perché non ci sono nel weekend. Sono con la macchinata giusta? Sì. Come state? Bene. Dietro. Piacere, Federico. Se vi state chiedendo come ho scelto proprio questa compagnia e non le altre che mi avevano scritto su Instagram, sappiate che l'ho fatto completamente a caso, in fiducia. Forse una scelta non troppo saggia, considerando che avrei passato oltre 24 ore insieme a loro. E ai fini del racconto forse creerebbe più curiosità e un po' più di hype non sapere subito se mi sono trovato bene o male. Ma le cose sono state chiare fin da subito, perché dopo 2 chilometri mi è stato mostrato questo. Scorri, vediamo. Per dire ai genitori che non ci sarebbero stati durante il weekend, hanno creato una presentazione PowerPoint geniale. Vorrei farvela vedere nel completo, ma la mia stampante ha finito il toner, quindi ve la riassumo nei momenti salienti e nelle cose che del nostro itinerario non sapete già. Missione Cremona-Genova, soldati arruolati, Federico Moro, nonché l'artefice della presentazione, Federico Codato, l'unico che è riuscito a non perdersi il 50% dei gol del weekend. Oh! 2-2. Capirete più avanti. Matteo Zanutta, il soldato che ci ha abbandonato e non è venuto per cause maggiori. E Cesare Nobile, a cui ho donato il mantello perché è l'eroe che ha guidato per tutti i 1068 chilometri. Insieme a me i ragazzi avrebbero visto l'esodo dei palermitani a Cremona per uno scontro che sapeva di promozione diretta in Serie A nel settore ospiti a Genova. Itinerario che ha permesso loro di mettere nei pro della presentazione aspetti come sbloccare nuovi stadi, ma soprattutto conoscere gente nuova, il che andrà ben oltre le mie e le loro aspettative. E nei contro, stanchezza e preoccupazione della famiglia, anche in questo caso sopra le aspettative. Ma chiuso il discorso PowerPoint e percorso i primi 330 km, è il momento di mostrarvi la prima tappa, Cremona. Uff. Sbarcati in quel di Cremona, ci siamo già fatti la prima birretta in verità. Sì, colazione. Adesso proviamo un attimo a girare la zona per trovare i bar un po' più movimentati, nonostante noi andiamo in settore ospiti. Cerchiamo anche le zone un po' più interessanti per il tifo della Cremonese. C'era però un piccolo problema: pre-partenza non avevo raccolto nessuna informazione sui bar che frequentano i tifosi della Cremonese e non essendoci ancora nessuno per strada, perché eravamo arrivati un po' troppo in anticipo, abbiamo optato per una soluzione alquanto discutibile: chiedere alle forze dell'ordine e andare nell'unico bar che ci avevano sconsigliato, il bar Stella. Entrati in punta di piedi e senza telecamere, li abbiamo conosciuto Felipe, tifoso del Trento, di origine cilena, sceso a Cremona a far visita a degli amici. E in tutto questo aveva già visto dei miei video, il che ha spianato la strada a 2 ore di racconti e confronti su quanto lo stadio e le curve siano fenomeni sociali, di aggregazione e appartenenza. Loro due sono i miei grandi amici, io li ho presentati, loro due, al playout del primo anno di Serie C, Trento Gianelli. Li presento lì in curva. Giornata top, guarda adesso. E non per forza bisogna far parte di grandi realtà per vivere questa ritualità sacra della domenica. Anzi, siamo andati a Meda il giorno prima di Natale con 3 gradi e noi eravamo 10 scemi che cantavano, cioè, con lui, mio fratello e compagnia. Una delle serate più belle della mia vita. Dall'Inter alla Cremonese, al Trento, sono di livello Serie A, Serie B, Serie C. Tutte le volte che vai in una curva ti sembra di essere dentro e la migliore
che sta tifando in quel momento lì. Quando vado in curva del Trento, che siamo in centinaio di persone, però ti senti dentro, ti senti che senti parte, senti parte. Sei parte di un gruppo, sei parte di qualcosa, come a casa ti senti. Esattamente come ci hanno fatto sentire i ragazzi in quelle due ore al Bar Stella. E nonostante stessimo per andare nella curva opposta, mi hanno fatto salire una voglia incredibile di scoprire e girare una puntata sulla curva sud di Cremona. Dopo questo pre-partita quasi mi dispiace di far Palermo. Ah sì. Pazzeschi ragazzi, eh. La rivalità più grande che avete? Io ti parto dal presupposto che Cremona, in Lombardia ci odiamo tutti. Cioè proprio li odi tutti. Da Piacenza, Brescia, Mantova è nata in C. Non li abbiamo mai cagati gli anni che abbiamo fatto C2, C1, così. È saltata fuori sta rivalità di provincia. Ma perché poi loro sono gemellati con... col Brescia, però è quella più grossa Piacenza. E dopo esserci segnati qualche spunto per qualche prossimo derby lombardo, era il momento di andare in curva con i palermitani. Prima però... Ma puttè, c'è quella finita la birra, eh? La birra è così, non le lasciamo. Bravo, vedi. Madonna, vedi. E questo è lo spirito friulano. Friveneto è così, giusto. Grazie. A voi. È stato un grande piacere la giornata. No, spettacolo, poi abbiamo trovato gente di Trento, cioè si è creata una situazione mistica in cui... Un cileno che ti fa? Gente da Trento, cilena, friulani, da Cremona, chiaramente, e poi... Un serbo che ci ha detto venite a vedere il Partizan. Follia. Sì, in tutto questo io posso finalmente tirar fuori la sciarpa tenuta nascosta tutto il tempo. Tra l'altro... Palermo, la miglior tifoseria di Serie B al momento, attaccata praticamente con la Samp a livello di numeri di tifosi, la Samp un po' sopra a livello di numeri in trasferta. C'è anche da dire che la Samp però è quart'ultima, spezziamo una lancia a favore dei doriani, che effettivamente mantengono altissimo il numero di gente che va a seguire nonostante i risultati indegni della squadra. Palermo che è terza e quindi c'è grande entusiasmo. Vincere! Non li so i cori. Abbiamo un primo tempo per impararli. Entrati nella prima delle due partite, vamos! Presi i biglietti per il rotto della cuffia, settore ospiti sold out in poche ore, più di 3.000 palermitani e prima volta con una tifoseria del sud. Neanche visto a dire quanto ero gasato. Bello lo stadio vecchio, eh? Vicino al campo. Caratteristico. E allora, tempo di scegliere il nostro posto. Oh, ci siamo. Venire colpiti da un pallone. Portato a casa, è battuto sulla spalla il pallone. Ah, non è vero. Cantare i primi cori. Palermo! 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 L'annuncio delle formazioni. Ale! E guardarci la sciarpata della curva sud. Era finalmente il momento del calcio d'inizio. Primo gol del Palermo era arrivato l'entusiasmo, che in verità non mancava già da prima. La pioggia. Si è prendendo l'acqua pesante. E la nostra curiosità di capire perché nella stessa curva ci fossero due gruppi che cantavano
cori diversi. Abbiamo così chiesto ad un ragazzo di Palermo che ci ha dato qualche informazione in più. Quello è un gruppo della curva sud che hanno montato. Mentre ormai in curva nord si canta insieme, solo che alcuni stanno giù, altri no. Perché a Palermo la stessa curva nord è divisa nell'anello superiore e quello inferiore, e vederli cantare insieme fino a poco tempo fa era qualcosa di tutt'altro che scontato. Da due partite insieme. Anche in nord hanno vissuto la stessa situazione, con cori diversi cantati nello stesso momento dai gruppi della nord inferiore e quella superiore. Ma tornando alla partita, proprio nel momento in cui l'arbitro stava per mettere fuori i minuti di recupero, conclude così un primo tempo perfetto, avanti 2-0, un uomo in più e tutto il settore in festa, nonostante la pioggia. Ma proprio per quest'ultima decidiamo di lasciare il nostro posto per trovare un piccolo riparo per l'intervallo e far tappa al bagno. Scelta che evidentemente avevano fatto in molti e che ci ha fatto perdere i primi 4 minuti del secondo tempo. Non un grosso problema, direte voi. Raga, neanche ve lo dico, siamo andati in bagno tra primo e secondo tempo, stiamo rientrando ora. A quanto pare sono 2-2. Abbiamo sentito lo stadio esultare due volte. Non ci credo. Oh, 2-2. Incredibile, ragazzi. Ma tu li hai visti? In 4 minuti, sì. Ho visto il 2-2. Persi gli unici due veri acuti del secondo tempo, quello che c'è rimasto dei secondi 45 minuti sono stati due tiri. Ma soprattutto lo spettacolo della curva sud che stava prendendo questo pareggio in rimonte di inferiorità numerica come fosse una vittoria. A Genova, stanchi, provati. Siamo a metà. No, predo più che altro. Adesso sì. Arriva il bello. Adesso arriva il bello. Esperienza bello, peccato per il Palermo, insomma, 2-0 in 10, quasi una sconfitta. Se io posso dire la mia, con tantissimo rispetto, anzi, sarà l'occasione per andare giù a Palermo direttamente a provare la Nord, prestazione canora un po' sottotono, forse, cori un po' ripetitivi, però dai, dal 2-0 al 2-2 può effettivamente segare un po' le gambe a livello del tifo, però ci sta. 2-2, oh, vai, Genova, Udine, vamos! Non ho addormentato quello. Allora, tempo di rivederci gol persi allo Zini. Una tappa fondamentale all'autogrill. E i ragazzi erano pronti a sbloccare il secondo stadio di giornata, il Ferraris di Genova. Ah, ce l'abbiamo fatta, vamos! Belin, siamo arrivati. Ferraris alle spalle, è una bella emozione tornare, eh? Quest'oggi però portiamo una voce nel settore ospiti, perché la gradinata nord non ha bisogno di me questa sera. Settore ospiti decisamente di più. E soprattutto perché tifiamo Udinese, cioè tipo Udinese. Dai, è tutta, si entra. Madonna, che bella la gradinata. Bellissimo. E
e chi non canta resti a casa e allo stadio, che cazzo viene a fare? Così continua il coro che dopo 500 km per 90 minuti ci ha fatto sembrare di essere tornati a casa. Ovviamente, neanche a dirlo, la partita sul rettangolo verde è stata una delusione, come spesso accade quest'anno se si tifa Udinese. Siamo destinati a questo, a prendere gol e soffrire, però a far finire. Pazzesco, 1-0 per il Grifone. Andiamo a prendere le birre e segniamo. Ma a parte questo, è aver perso entrambi i gol in fila al bar. 2-0 comunque, 2-0. Sugli spalti, tra 30.000 genoani e quasi 500 friulani, non potevamo lamentarci. Anche perché cantare il coro che ha dato il nome al format valeva già il prezzo del biglietto. Tu non chiedermi perché non ci sono nel weekend. Giro il mondo insieme a lei, sola non la lascio mai. Notte vinci insieme a noi. Ormai la partita è finita, mancano 5 minuti. Io sono letteralmente senza voce dopo due partite a cantare. Sono cucinato, sono morto. Tutte le volte che vai in una curva ti sembra di essere dentro e la migliore che sta tifando in quel momento lì. Sei parte di un gruppo. Sei parte di qualcosa. Come a casa ti senti. Nonostante il risultato, anche a Genova ci siamo divertiti, come sempre, nonostante la delusione di un ennesimo risultato negativo. Tra l'altro già delineato a fine primo tempo, ma che comunque non ha fatto mai smettere di cantare il settore ospiti per tutti i 90 minuti. Conditi però di contestazione finale. Al contrario dei genuani. Ma con un momento finale incredibile dove entrambe le tifoserie si sono unite in questo attestato di stima reciproca. Ci siamo visti anche la gradinata sud che canta Udine, Udine. C'è un bel rapporto tra le due tifoserie. E niente raga, oltre il risultato ci resta da dire sempre e solo questo: oltre il risultato, quest'anno non ho mai visto l'Udinese vincere, forse neanche pareggiare, forse una volta. Una tristezza. Una tristezza solo sul campo, perché il weekend e il quarto episodio di questo format sono stati una figata. Quantomeno da vivere, da vedere in video me lo direte voi, ma il merito della riuscita di questo Tour de Force va immancabilmente alla inaspettata ma magica compagnia. Grazie di tutto. Grazie a voi. Grazie di tutto.